Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi ho deciso di condividere con voi le 5 cose che mi ha insegnato lo slow living, quindi lo stile di vita più lento e più rispettoso dei ritmi miei e della natura che ho deciso di intraprendere, di portare avanti, di portare nella mia vita da quando sono stata operata alla fine di febbraio, inizio marzo. Se non sapete di cosa sto parlando, ho girato un video una volta tornata a casa nel quale parlo anche di questa decisione, di come l'ho presa e insomma di quello che mi ha insegnato quell'esperienza, quindi ve lo lascio come sempre qui e nell'info box. Ho detto giusto? Prima di iniziare con il video vero e proprio, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video. E se non lo fate già, seguitemi anche su Instagram. Io sono Martina Tazza. Cominciamo! Il silenzio. Ho imparato attraverso uno stile di vita più lento e più equilibrato ad apprezzare il silenzio e credetemi, non siamo abituati a vivere questa sensazione di assenza di rumore, perché c'è sempre una televisione in sottofondo oppure una notifica che suona sul cellulare oppure anche semplicemente della musica che c'è diciamo da qualche parte nella stanza e noi ci siamo invogliati a canticchiare o a pensare a quello che stiamo sentendo. Ecco, è bello riappropriarsi del silenzio, quindi a volte provate a cucinare in silenzio, televisione spenta e cellulare silenzioso. Io per esempio medito, quindi a me piace meditare e diciamo che quei minuti di meditazione sono veramente immersi nel silenzio, ma non è necessario meditare per trovare un momento di quiete durante la giornata. Cercate per esempio anche in macchina di non accendere la radio e magari concentrarvi semplicemente sul viaggio che state facendo, oppure insomma qualsiasi attività che richieda di solito qualcosa in sottofondo, provate a svolgerla nel silenzio, vi renderete conto che siete molto più presenti in quello che state facendo e soprattutto vi accorgerete di piccoli particolari che prima non notavate, perché la mente non è più invogliata ad ascoltare qualcos'altro, quindi a pensare a qualcos'altro e a fare troppe cose contemporaneamente. Questo è stato il primo insegnamento che ho ricevuto dallo slow living ed è stata una cosa che dopo l'arrivo di Katia ho apprezzato chiaramente ancora di più, perché è ovvio che i bambini riducono i momenti di silenzio, ma provare a ritagliarmene alcuni ogni giorno mi cambia veramente la qualità della vita, quindi vi consiglio di provare. Buono è abbastanza. Con questo intendo dire che viviamo in una società che ci spinge ad essere perfezionisti, ma non perché qualcuno ci dica che dobbiamo essere perfetti, ma lo vediamo noi in continuazione ovunque guardiamo. Per esempio guardate i social, case perfette, persone perfette, vestiti perfetti, cibi perfetti. Non siamo così, eppure siamo spinti dalle pubblicità o comunque da tutto quello che ci propongono i vari social a ricercare questa perfezione. E la ricerca della perfezione è proprio ciò che ci blocca dal portare a termine tante cose che invece potremmo fare e che ci darebbero anche tanta soddisfazione. Io questo l'ho imparato grazie per l'appunto allo slow living. Ci sono delle volte in cui buono è abbastanza, good is good enough, come si dice in inglese, quindi ci sono delle occasioni in cui quello che hai fatto, hai dato il massimo con quello che avevi e nel tempo che avevi a disposizione in quel momento, va bene così, è giunto il momento di chiudere quel capitolo e potersi dedicare a qualcos'altro, altrimenti io mi rendevo conto che rimanevo ancorata ad un progetto per mesi e mesi senza mai portarlo a termine perché non mi sembrava mai abbastanza perfetto. Un esempio può essere la pubblicazione di un romanzo, magari tra di voi ci sono tanti scrittori o aspiranti tali che si ritrovano ad aver scritto qualcosa ma il tempo passa, le idee cambiano e quel lavoro non sembra mai essere abbastanza. Buttatevi, perché io l'ho fatto e i risultati si sono visti, non solo perché quello che avevo fatto alla fine andava bene e anche se non rispettava quegli standard altissimi che mi ero data, ma soprattutto perché mi ha permesso di andare avanti e potermi dedicare a qualcosa di nuovo. Trovare un hobby al posto dello schermo.
Quante volte succede durante la giornata di avere qualche ritaglio di tempo? Magari qualcuno sta preparando la cena per noi e noi non sappiamo che fare, oppure abbiamo finito di lavorare, torniamo a casa, ci vogliamo riposare, dopo pranzo ci stendiamo sul divano per l'appunto e dobbiamo decidere come occupare il resto della giornata. Insomma, la prima cosa che facciamo è prendere il cellulare e guardare qualcosa lì, oppure accendere la televisione e guardare un film o una serie TV. Provate invece, come ho fatto io, a trovare degli hobby che riempiano quegli spazi di tempo, degli hobby che non prevedano gli occhi fissi su uno schermo. Potresti per esempio leggere, ma potresti anche, non so, scrivere, tenere un diario, dedicarvi a qualcosa di artistico come il bullet journal, oppure, non so, andare in giardino e fare quei lavoretti che avevate lasciato indietro da tanto tempo, o anche semplicemente mettervi in silenzio sul divano e meditare. Lo so che questo è un consiglio che do sempre perché io lo faccio, ma è anche vero che ne vedo i risultati, ecco perché ve lo consiglio. Insomma, cercate qualcosa che vi piace fare. Ah, potrebbe essere, per esempio, mi vengono in mente, non so, esercitarvi con uno strumento musicale. Quindi sono veramente tante le attività che potreste svolgere in questi ritagli di 10-20 minuti, perché vi assicuro che 20 minuti scrollando la, non so, il reel di Instagram passano veramente in fretta, e dedicarli ai vostri hobby. Scoprirete che se vi mettete a una scrivania concentrati e cercate di capire quale cose vi piace fare che non siano stare ad uno schermo, ne verranno fuori tantissime, e la vostra giornata alla fine sarà molto più ricca, perché avrete assimilato molto di più anche dal punto di vista dell'umore facendo ciò che amate fare piuttosto che guardando la vita degli altri. Anche io, per esempio, è una cosa che ho riscoperto nel momento in cui ho deciso di rallentare un po' con la mia vita, e mi rendevo conto che i social in realtà sono fatti per essere veloci, no? Quindi storie che durano massimo 15 secondi e 24 ore, reel che durano 30 secondi, quindi è tutto un dopo, avanti, 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 cosa c'è dopo? Era una cosa invivibile. Ecco perché, per esempio, quando, non so, aspetto che il maritino finisca di preparare la cena, leggo, io amo leggere, quindi una cosa che mi piace fare. Ho un bullet journal, se mi seguite su Instagram lo sapete, e quindi decoro la mia agenda, o comunque la preparo, la organizzo per il mese successivo, ritagliandomi dei momenti di pace e tranquillità, e a volte condividendo questa attività anche con qualcuno, per esempio con la nostra bambina. Magari ci sediamo al tavolo, lei colora e io intanto faccio lo stesso sulla mia agenda. Quindi insomma, i benefici sono tanti, spero che sperimentiate questa cosa. Lasciare del tempo vuoto. Siamo spinti ad organizzare la nostra giornata ora dopo ora, minuto dopo minuto, e a volte le nostre agende sono così zeppe di impegni che sappiamo già dall'inizio, dal lunedì sappiamo che non riusciremo mai a portarle tutte a termine entro la domenica. Ebbene, io ho imparato con lo slow living a programmare anche delle ore vuote, delle ore di buco totale dove potermi rilassare senza sentirmi in colpa, perché secondo me, o perlomeno per me era così, ma ho sentito che la cosa è condivisa con tante persone, il vero problema era il senso di colpa che provavo quando non facevo niente, quindi quando mi rilassavo sul divano, guardavo una serie TV, perché ragazzi, non è che le serie TV e i social sono da eliminare dalla nostra vita, dovremmo solo ridurli un pochino. Quindi insomma, mi trovavo magari a desiderare un'ora di tempo per guardare un film per conto mio, e poi quando lo facevo mi sentivo in colpa perché non stavo realmente facendo qualcosa di produttivo. Sbagliato, non è così, perché in quei momenti ci stiamo ricaricando, quindi stiamo facendo qualcosa di utile, stiamo pensando a noi stessi. Quindi va bene prendersi un po' di pausa durante la giornata lavorativa o durante la giornata in generale, quando ci sentiamo troppo affaticati, fare dei respiri profondi, prendersi del tempo per, non so, svuotare la mente, per rilassarsi, e se vi ritagliate qualche ora per pensare solo a voi stessi, ne vedrete i benefici. Io ad esempio cerco, non tutti i giorni perché non mi riesce, però più giorni possibile a settimana, di ritagliarmi mezz'ora per fare yoga. In 24 ore, che cos'è mezz'ora? È possibile ritagliarsela, non è, sembra impossibile, ma in realtà se uno si mette d'impegno ci riesce, e si rende conto che non muore nessuno, non è scoppiato il mondo se ci siamo presi mezz'ora per noi. Quindi lo slow living è anche questo, riuscire a dedicare del tempo al relax, al vuoto, a non essere produttivi, perché va bene così. Rispetta i tuoi ritmi. Non siamo tutti uguali,
Quindi ci sono persone che si sentono piene di energia e voglia di fare al mattino presto, ma ci sono anche persone che lavorano benissimo dopo cena o che hanno il picco di concentrazione dopo pranzo o nel pomeriggio. Insomma, devi capire qual è il tuo periodo migliore durante la giornata. Io l'ho fatto perché mi rendevo conto che, guardando tutte le morning routine, questi video un po' di ispirazionali, no, per capire come rendere la mia vita più mindful, più calma, più tranquilla, tutti si svegliavano tipo alle 5, alle 6 del mattino. E quindi per un periodo, prima di decidere di vivere questo tipo di vita, ho provato anche io, quindi mi svegliavo molto presto, prima del normale orario della mia sveglia, per meditare 10 minuti, un quarto d'ora prima di iniziare la mia giornata. Ma mi sono resa conto che questa cosa non mi faceva star bene, perché per me era molto faticoso riuscire ad alzarmi così presto, visto che comunque evidentemente il mio fisico richiede di dormire un pochino di più. Non c'è niente di male in questo, quindi non è che per essere davvero presenti e mindful e, non so, per avere quella vita perfetta che vediamo online bisogna alzarsi alle 5. Non è assolutamente così. Ci sono persone che si trovano bene e persone che hanno bisogno di dormire un po' di più. Io per esempio do il meglio di me dopo una bella dormita la mattina, sicuramente sono molto più attiva e produttiva, ma allo stesso tempo, se devo dedicarmi al mio benessere, quindi yoga e meditazione, il mio orario perfetto è circa le 7 di sera. Questo perché mi sono resa conto che l'atmosfera e la giornata che ho appena vissuto mi rendono più concentrata e più presente in quello che sto facendo, mentre la mattina il mio cervello è bello brillante, allora mi dedico al lavoro e alle cose più impegnative. Quindi è giusto che trovi anche tu il tuo personale ritmo e cerchi di adattare la tua giornata, i tuoi impegni, il tuo lavoro a quello, in modo che tu possa risparmiare tempo ed energie, perché se concentri le cose più faticose, tra virgolette, o quelle comunque più impegnative, nelle tue ore migliori farai tutto con meno energia, per l'appunto, e in minor tempo, e il resto della giornata può essere dedicato ad altre attività che invece si adattano bene allo stato d'animo o alla tua energia in quel determinato momento. Questo è l'ultimo consiglio che ho per te, proprio perché ha funzionato anche su di me. Io l'ho imparato nel tempo, dal momento in cui ho deciso di vivere una vita più slow, più lenta e più attenta appunto ai miei personali ritmi. Fammi sapere che cosa ne pensi, qual è il momento migliore della tua giornata per lavorare, se riesci a gestire i tuoi impegni in modo che la giornata non risulti mai troppo faticosa e soprattutto se riesci a ritagliarti qualche momento di silenzio e di pausa dagli schermi e dai social. Penso che questo potrebbe davvero aiutarti a migliorare la qualità della tua vita giorno per giorno. Niente, noi ci vediamo prestissimo in un altro video. Ciao!